Teatro a scuola, e questo è il nome del progetto che Anna Maria Parente, insieme a suo marito Sergio Di Fiore, gestori del Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli, stanno portando avanti per trasmettere la cultura del teatro partendo dai bambini che frequentano l'asilo. Questa mattina, infatti, tutti con il naso all'insù per assistere alla rappresentazione Bella contro Bestia, realizzata dalla Compagnia dell'Arte di Salerno. I bambini dai più piccoli hanno bisogno di vedere il teatro, quindi che sia Bella contro Bestia, che siamo altro tipo di spettacolo, l'importante è che i bambini vanno a teatro fin da piccolini, imparino a conoscere quest'arte meravigliosa, imparino ad educarsi al teatro, a quest'arte meravigliosa che in qualche modo fornisce emozioni, strumenti per vivere meglio la vita da grandi. Bella contro Bestia è lo spettacolo della Compagnia dell'Arte che porta la mia regia, è uno spettacolo tra quelli più forse accattivanti e più adatto per i bambini un po' più piccolini della scuola dell'infanzia e la scuola primaria, perché in qualche modo è pieno di lazzi e soprattutto ha una storia che in qualche modo la conoscono tutti quanti, insomma la storia della Bella e la Bestia, della giovane ragazza che si innamora perdutamente di una persona diversa in qualche modo, perché è stata trasformata in una bestia, quindi quest'amore che oltrepassa i confini dell'aspetto fisico, ma in qualche modo va a scavare all'interno, nel cuore, nell'anima, lascia dei semi all'interno dei cuori dei bambini che poi germogliano pian piano. Questa è un'operazione molto molto interessante. La storia è questa qua, celeberrima, di Madame Bovill, poi chiaramente resa moderna e resa accattivante dalla mia regia e dalle coreografie di Simona Di Pietri, il professor Ballet di Pinatesta. In scena ci sono 10 attori, 7 ballerini, scenografie della Bottega San Lazzaro, insomma un'operazione anche abbastanza grande, insomma, che a vederla uno dice: ma dove mi trovo, non è teatro per bambini questo? Infatti no, non è teatro per bambini, è teatro, punto, un bellissimo spettacolo teatrale da vivere e da rivivere ogni volta con il cuore colmo di gioia e con le orecchie ben pronte ad ascoltare tutte le emozioni che in qualche modo vengono fuori da tutte le parole e dalle musiche bellissime dello spettacolo. Io dico giusto una parola di ringraziamento per una persona, per una mia carissima amica che vive in questo teatro meraviglioso Edoardo De Filippo di Agropoli. C'è una stanzetta da letto, lei dorme lì con il marito perché chiaramente non vanno più a casa, si sono dedicati completamente alla gestione di questo teatro insieme al comune. Lei è la signora Anna Maria Di Fiore, che col marito Sergio in qualche modo danno tanto per questa città, danno tanto per questo bellissimo teatro che c'è una programmazione bellissima con il Teatro Pubblico Campano, se non vado errato, e soprattutto quest'anno ha puntato su questo teatro scuola appoggiandosi a alcune compagnie, fra cui anche la Compagnia dell'Arte, perché loro mi conoscono, quindi un impegno che loro portano avanti con il teatro scuola con grande coraggio. Ci vuole veramente tanta 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 energia e tanta grinta. Io gli voglio molto bene, spero che loro non perdano mai questa grinta, perché portare il teatro in una città, portare il teatro scuola dei ragazzini, portare il sapere, la conoscenza attraverso il teatro, qualunque esso sia, fa sempre bene, non può che accrescere la dimensione sociale e culturale di una città, piccola, grande, media che sia. Quindi viva il teatro, viva Anna Maria Di Fiore, viva il Teatro Edoardo De Filippo, viva la Compagnia dell'Arte e Antonello Runga. Ciao!